non siamo più sicuri niente, perché non è sentito nessuno, né di sopra, né di avanti, né nessuno. Nessuno, non è sentito nessuno. Questa è la prima volta, perché io lavoro una ditta, 5 anni lavoro, solo io faccio lavoro, non c'è nessuno. Non lo so come. Un furto lampo nella notte ai danni di un'azienda di preziosi. In una manciata di minuti una banda di malviventi è infatti riuscita a ripulire completamente i locali per poi darsi alla fuga con un bottino da oltre 50.000 euro. Sono 2.41 che è scattato l'allarme, è tempo di arrivare qui, circa 3 minuti, 4 minuti e 3 vestiti. Quando siamo arrivati qui non c'era nessuno, era tutto... è intera, tutta la cosa è intera. I ladri per entrare all'interno dell'azienda hanno prima provato a sfondare una vetrata, poi hanno forzato la porta. Anche la rotola della mia porta, anche tutta la cosa, tutta la terra buttato. Infine si sono diretti verso la cassaforte. La cassaforte l'ha attaccato a un muro, hanno spostato e all'aperta, come ha fatto aperta non lo so. L'ha svuotato tutto, come visto voi ora, era tutto così. Oltre 55 i chili d'argento che i ladri sono riusciti a portar via. Tutto quello che stavate lavorando? Tutto quello che era lavorando. Poi tutto dentro era 66.000 chili di roba, qualcosa. 11 chili ce l'ha fatta recuperare perché la cassa non ce l'ha fatta aperto. Era qui dentro, era 11 chili di roba. E poi di là era tutta catena che era da tagliare, tutte le cose qui che sono portate via. Sull'episodio adesso sta indagando la Polizia di Stato.